Adesso vi presentiamo un trittico di gara, i balli di gara. Durante le festine c'era l'usanza di fare la gara di ballo, perché allora si ballava tanto, allora, mica oggi, allora. E tutte le coppie venivano numerate, c'era un'iscrizione e si vincevano dei premi svariati, insomma. E i brani che venivano eseguiti, valzer, polka e mazurka, erano piaciuti ai ballerini, tanto che tutte le volte che c'era la gara di ballo venivano eseguiti questi. Qualcuno dice che vennero composti dalla famiglia, derivano dal repertorio della famiglia Carpi, che sono dei violinisti di Santa Vittoria. Però noi li abbiamo trovati anche Lando li suonava, li abbiamo trovati anche nella nostra zona. Quindi vi facciamo sentire il valzer di gara, la mazurka di gara e la polka di gara. Se non ci sono almeno tre coppie, non cominciamo. No, scherzando. Però io non voglio azzardare questa teoria, ma l'ultima volta che vennero suonati questi brani qua, secondo me parliamo di 30-40 anni fa. Secondo me. Così si comincia a ragionare. Così. Mazurka!
attenzione, l'ultima, poi stabiliremo chi è stato il più bravo ballerino. La polca di gara. Pronti? Bravissimi tutti. Era una cosa che non succedeva da un'era.